Apri tu, Mari. Vi garantisco che ho risolto tutti i problemi e che mi accingo a partire per la Giamaica, quindi potete tranquillizzare tutti gli inquilini. Sono contento per lei e per l'intero palazzo, ma in verità vi dico che la mia nuova fidanzata è venuta a salutare sua sorella Maria. E sono io sua sorella Maria, e chi sarebbe la vostra fidanzata? Ma come chi è? Ma sono io! Sei un'altra persona! State tranquilla, signora Maria. Sono sempre io. Solo che mi sono fidanzata. Sì, ci siamo fidanzati. E visto che dobbiamo partire per Parigi, le volevo dire che manchiamo una settimana. Ma visto che partite anche voi, il problema non c'è. Ma ci pensate, signora Maria? Parto per Parigi! Ma come sono contenta! Maria, senti una cosa. Ma qua partono tutti quanti, Maria. Ma noi non partiamo mai. Peppi, noi non dobbiamo andare da nessuna parte. Come sarebbe, mia dolce sirena del mare? Partimmo pure noi. Tuffiamoci senza paura nel mare dell'amore e abbandoniamoci al vortice della passione. Mari, che dici, ci abbandoniamo dentro vortice? Mio dolce purpitiello imbuttunato, e dimmi dove la vorresti portare la tua dolce sirena passionale? Mari, ma io ti porto a Nululu, ti porto a Gugnog, ma pure a Venezia se ti metti a paura al volare. L'importante è che partimmo. Mari, che dici? Peppi, che dico? Che dico? Che a me mi piacerebbe partire, Peppi. Ma per partire ci vogliono i soldi, Peppi, e tu non c'hai una lira! I soldi? E che ce vuole? Che ci vuole? Federico! Sì, Peppi, che c'è? Prestami 10 milioni!